In generale penso che a livello medico e come crescita tecnologica sia uno strumento potenzialmente che può fare tanto bene. Lato negativo, se parliamo del nostro ambito, è sicuramente l'utilizzo dei database e del materiale senza il consenso di chi detiene, chi è il creatore dell'opera originale. Nell'ultimo anno mi viene in mente, oddio, Neskine, che lavora per Overwatch Blizzard, stile molto particolare, secondo me vale la pena dare un'occhiata. Ah, metto un classicone allora, Daniela Giubelini, artista italiana che lavora per Two Little Mices, stile veramente pittorico, molto, molto valido. Vabbè, Evan Amundsen, classicone, anche lui. Fumetto ce l'ho, facilissimo, Saga, sia dal punto di vista di scrittura che visual, quindi entrambi. Ah, libro. Ne è uno che a me piace, che non c'entra molto con l'ambito artistico, ma secondo me potrebbe dare dei consigli ai disegnatori, L'arte della guerra di Sun Tzu. Sul film, visto che l'ultimo periodo c'era stato il meme, quello di... oddio, non mi viene in mente il nome del regista adesso, però Gran Budapest Hotel. Serie TV, vabbè. È banale, eh? Breaking Bad. GDR è facile, visto che prima ho nominato la Giubelini, direi Household, produzione italiana di qualità. Videogioco. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. La peggior frase sicuramente è una cosa della serie "ah, ma tu hai talento" o "vorrei avere talento come te". Se no, se c'è la domanda, è che pennelli usi. Penso artbook, perché sono una grande fonte di ispirazione, anche se penso io, come tanti artisti, viviamo della maledizione del collezionare artbook che poi prendono polvere su uno scaffale. Non penso sia necessario, ma se dovessi dirgli qualcosa, gli direi che si può fare, perché forse una delle paure più pressanti è quella di non riuscire a farcela. Secondo me il blocco d'artista avviene quando ci fissiamo nel risolvere un problema sempre dallo stesso punto di vista. Quindi il modo migliore è a volte staccare momentaneamente, farsi una passeggiata, guardarsi un film, giocare a un videogioco per un po' e lasciare che il nostro cervello continui a pensare in maniera subconscia al problema che avevamo davanti. Oppure, se abbiamo dei tempi molto pressanti e quindi non possiamo concederci di staccare, affrontare il problema da un punto di con una metodologia di lavoro completamente diversa, che magari ci permette di sbloccarci. Do un consiglio però abbastanza personale, perché è una cosa della quale sto un po' affrontando le conseguenze adesso, che poi fa un po' ridere perché io sono appunto all'inizio, sono molto giovane. Non dimenticarsi perché si è deciso di fare questa carriera, perché lungo il percorso ovviamente ci sono tante cose importanti, come la tecnica, approcciarsi con i clienti, l'industria, e a volte magari rischiamo di perdere un po' quel fuoco, quella passione che ci muoveva all'inizio, e va sempre mantenuta accesa.